Ciao a tutti, oggi vediamo alcune cose che i cani odiano, così in modo da poterle evitare, se possibile, risultargli un po' più simpatici. Ci sono ovviamente le dovute eccezioni e poi me le racconterete voi stessi. Il phon, rumoroso, caldo, fastidioso. L'aspirapolvere, rumoroso anche questo, e poi aspira velocemente le briciole e il cane non se le può mangiare. L'automobile, sono tanti i cani che soffrono l'automobile o che hanno proprio paura. Petardi, fuochi d'artificio, rumori forti e fastidiosi in generale. Non solo rumori forti, ma anche odori forti, quindi anche detergenti che usiamo, profumi molto intensi. Ricordiamo che il loro olfatto è molto più sviluppato del nostro. Parole eccessive. Questo infastidisce anche molti uomini. Parlare continuamente al proprio cane, soprattutto se gli stiamo richiedendo qualcosa. Poche parole, ma buone, chiare e semplici. Il proprietario che è di cattivo umore, arrabbiato, stressato, che gli trasmette negatività. I rimproveri, ma chi non li odia? L'insicurezza, l'incertezza. I cani sono animali abitudinari, gli piace avere delle certezze, hanno una certa flessibilità per adattarsi alle novità, ma i continui cambiamenti li detestano. Essere fissati negli occhi, spesso infatti girano lo sguardo, e questo è comunque un atteggiamento un po' di sfida o che li mette comunque in difficoltà. Gli abbracci, non di tutti, ovvio che hanno imparato a apprezzare in qualche modo, a tollerare gli abbracci del proprietario, ma soprattutto gli abbracci degli sconosciuti proprio non gli piacciono. L'abbraccio non è un comportamento naturale per loro non esiste. Quindi si sentono innanzitutto bloccati, e poi avere le zampe addosso di qualcun altro non è mai un buon segno. Odiano quando non li lasciamo annusare, il fatto che li strattoniamo, li portiamo via. Ricordiamoci che per loro è importantissimo raccogliere le informazioni dall'ambiente che li circonda. Sapere chi è passato di lì, se era maschio o femmina, se era un suo amico, se lo conosceva, eccetera, eccetera, e lasciare anche lui i suoi segnali, la sua risposta, la sua firma. Strattonare il cane al guinzaglio e passeggiare di fretta. Quando portiamo fuori il cane, la passeggiata è per lui, dedichiamoci a lui, non dobbiamo arrivare da nessuna parte, non c'è una meta, non c'è una gara chi arriva prima da qualche parte, rilassiamoci che ci fa solo bene. Vestirlo per motivi estetici, gonnellina, cappottino, felpina, tutte queste cose, alcuni cani imparano a tollerarlo, si abituano, altri proprio si innervosiscono, si infastidiscono molto. Alcuni non tollerano nemmeno la pettorina perché non gli piace essere manipolati, figuriamoci. E soprattutto odiano stare da soli, sentirsi isolati per tanto tempo. Il cane è un animale sociale e vuole stare con la sua famiglia, con il suo branco. Ricordiamoci che il cane non ha piacere a starsene da solo in giardino per tante ore o da solo in casa per tante ore. Si annoia, si stufa, non è stimolato, si sente solo. Pinta, per esempio, una cosa che proprio non le piace è sentire le voci dei video sul cellulare. In televisione va bene, dal vivo va bene, sul cellulare c'è qualcosa che le dà fastidio. E voi fatemi sapere quali sono le particolarità e i gusti dei vostri cani. Alla prossima, ciao!